Dal prossimo 4 dicembre, con la scadenza dell'ordinanza che classifica le regioni in tre diversi colori in base al rischio, potrebbero arrivare nel nuovo DPCM i primi possibili allentamenti che, dati permettendo, potrebbero far tirare un piccolo sospiro di sollievo alle categorie più colpite dalle restrizioni, soprattutto in vista del Natale. Tante sono le ipotesi in campo, dalla riapertura dei negozi per uno shopping controllato anche la sera, al posticipo del coprifuoco alle 23, fino alla ripresa di bar e ristoranti con un massimo di 4 persone per tavolo solo nelle zone gialle. Centrale anche la questione scuole: per il momento fino al 7 di gennaio è stata esclusa la riapertura dei licei in presenza, ma in tanti spingono anche per un posticipo ulteriore della data. In ballo poi ci sono le feste natalizie. L'intenzione del governo sembra essere quella di concedere una limitata riapertura dei confini per le regioni che si trovano in fascia gialla, in modo da consentire almeno le riunioni familiari per le feste. Ma da Roma sembra farsi avanti l'ipotesi di evitare gli spostamenti verso le case di montagna o le località di vacanza anche per le regioni in zona gialla, e l'ipotesi di riaprire gli impianti sciistici, sia pure con il 50% della capienza, sembra sempre più improbabile. Si sta pensando dal governo di allentare le misure restrittive dal 3 dicembre in poi. Se secondo lei è giusto o è troppo presto, bisognerebbe tenere ancora tutto chiuso per più a lungo? Io penso che la cosa migliore, visto che qualche dato sta scendendo, di allentare prima, perché altrimenti poi temo l'assalto tutti insieme. Invece se ci facessero le cose più graduali, senza dubbio metterei i militari e i vigili a fare più controlli fuori dai negozi e aprirei i negozi, perché sono responsabili, farebbero entrare le persone a uno, controllati, e facciamoli vivere. Sinceramente, secondo me sarebbe un po' troppo presto, però dato che stiamo arrivando anche a Natale, magari aprire un momentino prima, niente di... Queste vacanze secondo lei come saranno? Ci si potrà spostare? Molto tristi, soprattutto quando hai dei nipotini, se non potrai stare insieme con loro, dei fratelli per cui andare a trovare, che magari non abitano vicino a te. E secondo lei il discorso scuole è giusto riaprirle il 7 gennaio? Bisognerebbe riaprirle prima oppure non riaprirle affatto? Per quest'anno, finché non si calma la situazione, secondo me è meglio che si va avanti su questa linea. Penso che ci sia troppo presto, anche perché tanto non abbiamo due pesi e due misure, quindi sarebbe esattamente come ritornare nel loop e poco dopo ci rimetterebbero in casa. E secondo lei quindi bar e ristoranti sarebbero adatti a continuare a tenere chiusi? Sì, mi dispiace enormemente dirlo, perché capisco che il settore è veramente colpito, però purtroppo è necessario. Secondo lei le vacanze quest'anno come si faranno? Si potrà spostare tra le regioni, magari andare in montagna? Non credo, sempre dipende sempre dai contagiati, ma se no non è necessario andare in vacanza, L'importante è la salute prima di tutto. Probabilmente in montagna sì, è che di base non ci sono i soldi, perché il problema è solo quello, le vacanze ci sono ma mancano i soldi in generale. Guardi, io ho un figlio all'estero e sto sperando solamente di poterlo vedere per Natale, mi accontenterei di quello. Poi se per un anno non vanno a sciare, credo che è il minimo dei problemi.